Ci troviamo nella cascina all'interno. La cascina all'interno è sempre stata famosa per il suo falò, per il rispetto di questa sua tradizione. Purtroppo per via della pandemia quest'anno il falò non è possibile accenderlo, però c'è un momento di raccoglimento davvero importante che faccio raccontare a Gianni Bianchi e Angelo Bianchi. Bene, come hai detto, per la pandemia, per i motivi che conosciamo tutti, quest'anno non si può fare il falò di Sant'Antonio, anche per i noti motivi di inquinamento, eccetera, eccetera. Però ci sentivamo in dovere di ricordare, mantenere viva la tradizione, in particolare per ricordare tutti i vari soci che nel corso degli anni hanno contribuito a trasformare l'idea di cascina interno nella realtà che tutti conosciamo e con molta gente anche apprezza. Allora, simbolicamente sul pavimento della chiesetta sono stati messi 27 lumini piccoli a simboleggiare i 27 anni di attività dell'associazione. Al centro, nei bicchieri colorati e soprattutto con il cielo un po' più alto, a simboleggiare i nostri soci che non sono più tra noi. Quindi vogliamo dare continuità con l'azione fatta da queste grandi persone che ci hanno preceduto, mantenere la tradizione e una sorta di arrivederci a tempi migliori. Speriamo che questa pandemia si risolva e che la chiesetta possa tornare, e la cascina tornare, quel centro di vita che è sempre stato. Tornerà. Angelo, Sant'Antonio, la tradizione del falò di Sant'Antonio, che tutti conoscono così a livello nominale, a livello anche un po' superficiale, però affonda le radici in momenti storici davvero importanti. Sì, certo. Innanzitutto, la festa di Sant'Antonio è la festa della luce, la festa del calore. È la festa che dava la sveglia alla natura per uscire dall'inverno e ad abbracciare i tempi nuovi della primavera. Quindi il bruciare i secchi, i vecchi rimasugli delle potature era come una disinfestazione, come dare una scossa alla natura in modo tale che si purificasse, lasciasse quello vecchio e abbracciasse quello nuovo. Non è una festa cristiana, ma i cristiani l'hanno fatta loro dai riti che venivano fatti prima dai Celti, poi dai Romani, perché era una tradizione che viene avanti nei secoli, prima destinata ad essere in onore del dio Pan, poi dei Celti da sempre. I cristiani l'hanno fatta loro e l'hanno dedicata a Sant'Antonio Abate, da non confondersi con quell'altro grande Sant'Antonio, che è Sant'Antonio da Padova, che si festeggia invece il 13 di giugno, mentre invece Sant'Antonio Abate è il 17. Sant'Antonio Abate, insieme a San Mauro, a San Sebastiano e a Santa Apollonia, sono i quattro mercanti di neve, che ti sta a significare che era proprio nei... Ride perché ho fatto un'espressione proprio di meraviglia. I mercantoni de neve, diciamo, sì. Sant'Antonio è sempre raffigurato, come vedete, con un porcellino. Ma il porcellino c'entra poco, perché Sant'Antonio Abate era un eremita egiziano. È vissuto 105 anni, adesso le sue spoglie sono venerate in Francia. Ha dato ordine a una branchia del monachesimo, che sono proprio gli Antoniani, i quali avevano come loro obiettivo principale quello di curare gli ammalati con il fuoco e con il grasso dei maiali. Quindi l'herpes zostrum, il fuoco di Sant'Antonio, veniva curato con questi due elementi. Sant'Antonio Abate nelle cascine era una festa dei bambini,
perché erano loro che organizzavano il falò e lo organizzavano in competizione, cascina con cascina. E c'era una, se volete, una cantilena che andavano in giro a raccontare questi bambini con una carriola e passavano da tutte le famiglie dei contadini e si facevano dare un po' di legna e cantavano questa filastrocca qua. Lili, lilò, de mi lende fa il falò, de men vena, de men do, se de non via rubarù. E volevano una fascina o due fascine. E poi dopo si appartavano a costruirsi il loro falò e poi dopo alla sera sarebbe stato bruciato e con i genitori basta. Sì. Bravo, e con i genitori? E con i genitori poi dopo c'era il rito del vin brûlé, il vino aromatizzato, zuccherato, messo a bollire e con il rito del chiodo, un chiodo da muratore veniva messo nella stufa, nel focolare, arroventato e poi dopo buttato nel pentolone del vin brûlé per far bruciare lo spirito cattivo. Grazie Angelo, grazie davvero, grazie per l'accoglienza che mi riservate sempre qui a Cascina all'Interno e grazie per questo bel momento che regalate anche alle persone. Vai vai Angelo, scusami. Abbiamo dimenticato una cosa importante. Vai vai, non vorrei mai. Sant'Antonio Abate, a prescindere dal folklore, del falò, del risveglio della natura, è anche il protettore degli animali domestici. Vero. Allora lì, nella festa di Sant'Antonio, c'è la benedizione degli animali domestici. O venivano portati una delegazione davanti al sagrato della chiesa per ricevere la benedizione, oppure se il tempo non lo permetteva perché era freddo, era gelato, c'era la neve, andavano i contadini con un po' di fieno e un po' di sale e pastorizio, lo facevano benedire e poi lo distribuivano agli animali. Bravo. La tradizione ti dice che non bisognerebbe mai andare nella stalla da mezzanotte alla mattina della vigilia di Sant'Antonio, perché sennò gli animali parlano, in quel giorno li parlano e ti dicono tutte le malefatte che tu gli hai fatto, contadino, durante l'anno. Grazie. Facciano tutte. Grazie davvero e buona festa. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.